Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buongiorno ragazzi. È il giorno, del giudizio, ragazzi. Questa sera si fa l'Italia. Sì, questa sera si fa l'Italia. Vita o morte, dentro o fuori. Questa sera. Visto e considerato ormai il nostro ridimensionamento societario, il nostro ridimensionamento a livello prestigioso di successi, visto il ridimensionamento del nostro obiettivo, dobbiamo obbligatoriamente far passare questa Coppa Italia come una Champions, perché noi siamo ormai diventati, stiamo diventando, con tutto il rispetto parlando, un Sassuolo, un Udinese, una Fiorentina e via discorrendo. Quindi l'obiettivo Coppa Italia per noi rappresenta un qualcosa di grande, un qualcosa di meraviglioso. Nel frattempo arriva bene Arias, Ferrero pettinato bene, dichiara che in estate non ci saranno colpi di mercato, quindi nessun tipo di colpi di teatro, scusate, naturalmente colpi di mercato. Quindi questo Milinkovic-Savic che rimbomba nelle pagine dei quotidiani è soltanto aria fritta, perché ripeto, il colpo l'hanno fatto a gennaio con Vlahovic. Io che vi devo dire, ho già detto tutto prima. La Juventus non è più la Juventus. La Juventus è una squadra ridimensionata negli obiettivi, ridimensionata negli uomini, ridimensionata nell'allenatore, ridimensionata nello staff dirigenziale, ridimensionata in tutto e per tutto. Qualcuno, ripeto, vive ancora di ricordi. Qualcuno ancora purtroppo vive di ricordi, e questo mi fa rabbia, mi fa tanta rabbia, perché la mediocrità la accetti quando inizi a vivere di ricordi. Purtroppo è così, e il tifoso juventino ha iniziato a vivere di ricordi quando ha accettato nuovamente l'ingresso in società di questo allenatore che purtroppo sta ridimensionando tutto. Messo naturalmente d'accordo con quel monociglio maledetto. Che vi devo dire, ragazzi, viviamo alla giornata, non facciamo nessun programma. Ormai bisogna rassegnarsi e basta. Una cosa voglio dire a quelli che ancora continuano a dire: ma dopo 9 scudetti, dopo 18 trofei, dopo questo, dopo quello, tu hai il coraggio di criticare? Beh, allora forse non avete capito cosa significa Juventus. Allora non avete capito cosa significa essere Juventus. Allora non avete capito cosa significa mentalità. Allora non avete capito nulla. Purtroppo è questo il male di questi soci, di questi tifosi. Quando a Real Madrid vanno in piazza dopo un'eliminazione agli ottavi, qualora essa possa esserci, quando si manifesta questo è il significato di grande squadra. Purtroppo noi non lo siamo, perché non abbiamo i tifosi da grande squadra. No, non ce l'abbiamo. Comunque, nella vita si semina quello che si raccoglie. Godiamoci questa Champions League italiana, questo grande trofeo che purtroppo ormai è diventato per noi un obiettivo da primeggiare. Ci vediamo stasera, ma se ci incazzati fino alla fine, forza Juve.